Grazie di essere qui, mi fa molto piacere vedere questo gruppo veramente grande, quindi questi 20 anni di Croce Rossa dimostrano veramente quanto siamo cresciuti. Vorrei fare un attimo un po' di storia, ma proprio 2 minuti per ricordarvi che chi è partito nel lontano 89 credo che oggi sia veramente orgoglioso di vedere com'è la Croce Rossa Cerea. Allora, se vi ricordate, nel 89 questi 7-8 personaggi che oggi vedo sono qui tra di noi hanno pensato di fare qualcosa, hanno pensato di fare qualcosa per Cerea, senza soldi, senza un'organizzazione importante per Cerea, però hanno voluto in tutti i modi portarla avanti, ci hanno creduto fino in fondo. Siamo partiti con delle ambulanze, non vi dico com'erano. Grazie a alcune associazioni presenti sul territorio, oggi siamo arrivati all'inaugurazione di un mezzo che vedrete, è bellissimo, è una cosa strabiliante. Allora, io devo passare la parola in questo momento a questi signori che hanno voluto in tutti i modi aiutarci, quindi noi dobbiamo ringraziarli veramente di quello che hanno fatto. Io partirei per primo, proprio per aprire un attimo i discorsi, con il nostro commissario, che è Fabio Ferrari. Grazie a tutti di essere qui. Abbiamo 3 mezzi, però purtroppo sono tutti 3 mezzi che hanno delle difficoltà, perché hanno i loro chilometri, eccetera, eccetera. Sono stato insignito dalla carica di commissario, era un onore, ma era anche un onere per me. Presidente della Fondazione del Territorio di Cerea, Sir Antonio Merlin. Allora, un po' di storia anche della Fondazione. Innanzitutto mi fa piacere che ci sia un gruppo qui presente di persone, perché è l'occasione per presentare l'attività della Fondazione e cos'è questa Fondazione. Brevemente, proprio 2 parole, la Fondazione è stata pensata nel 2004 dall'allora sindaco Tambalo e è stata sostenuta dall'amministrazione, voluta dall'amministrazione comunale e sostenuta dall'amministrazione comunale attualmente in carica. Io ho l'impressione che il comune ci creda veramente a questa fondazione. Hanno rispettato l'impegno preso, siamo riusciti a fare parecchie cosettine. Vi lascio la parola al sindaco di Cerea, Paolo Marconcini. Grazie, buongiorno a tutti, ben trovati, porto tutti voi saluti non solo personali e dell'assessore Carmagnani che è qui con me, ma di tutta l'amministrazione comunale. Credo che si noti in modo abbastanza chiaro, sono emozionato. Vogliamo lavorare veramente in sinergia, daremo grandi soddisfazioni a questo mondo di volontari che abbiamo nel nostro territorio. Non è la prima volta che ci aiuta. Al direttore della Cerea Banca 1897, che è il signor Giuseppe Lucchi. Bene, grazie. Oltre al mio saluto, porto il saluto di tutto il consiglio di amministrazione di Cerea Banca 1897, come ho voluto precisare, una data importante, una data che ha molti significati per noi, perché nella canonica di questa parrocchiale, nel 1897, 7 marzo, era una domenica mattina, una domenica un po' uggiosa, c'era un po' di nebbia, dice anche la nostra storia, Don Giuseppe De Battisti, il parroco dell'epoca, ha riunito 29 cittadini, piccoli artigiani, coltivatori, contadini. Bene, allora, queste 3 realtà sul nostro territorio, come avete capito, è quel che attira fuori Schei, in sostanza, insomma. E quindi dobbiamo solo ringraziare veramente queste 3 importanti realtà. L'ASL, prego. Grazie, buongiorno a tutti. Io vi porto i saluti dell'avvocato Daniela Carraro, che è il direttore generale della nostra azienda, della dottoressa Sordo, che è il direttore del dipartimento. Come ultima testimonianza,
perché ci rappresenta noi come volontari, ma rappresenta, io credo, la Croce Rossa, perché veramente questo personaggio, lasciatemelo dire, è mitico. L'abbiamo visto dappertutto, in tutto il mondo, è una persona che si è impegnata, penso, all'estremo, veramente, veramente grande. È qui con noi il Tenente Colonnello Roberto Baldessarelli. Beh, grazie, dopo una presentazione del genere... Io prima di passare ai ringraziamenti di rito a chi ci ha dato quella cosa sotto quell'affare rosso lì, vorrei dirvi un mio pensiero. Se viaggia vuol dire che c'è qualcuno che sta male. Io sono molto orgoglioso e molto fiero di essere di Croce Rossa, perché oggi in piazza sto vedendo che Croce Rossa è parte integrante del sistema Cerere. Allora, prima di tutto questo volevo ringraziare le associazioni che sono presenti qui, che sono state là nell'angolino, però insomma ci sono, quindi hanno fatto vedere che esistono anche loro e che fanno parte di questa nostra società. Il Rosis, perché poi insomma tutti mangeremo qualcosa, quindi grazie anche a loro a questo buffet. Se qualcuno l'ho dimenticato, che porti pazienza, ma comunque ecco, io ringrazio ufficialmente tutti, veramente tutti di cuore. Io ho le chiavi dell'ambulanza e il libretto. Che non è di Fabio, eh. Non è che deve, ha le chiavi lui, la sua se la porta a casa, no, è della Croce Rossa. Bene. Diciamo che questo atto l'ho voluto, sperato tanto. E veramente ringrazio tutti quelli che hanno partecipato. Uno, due, tre. Olè, dai, più o meno i lampeggianti lasciateli lì, sennò... Beh, poi la apriamo, quindi se qualcuno non l'ha neanche vista all'interno, insomma, la possibilità di... Adesso mi si lamenta perché non lo vedi qua, si è sbagliato comunque. Vabbè, comunque, grazie. Intanto porto il saluto anche di Don Giorgio, che oggi non poteva essere presente per un matrimonio, vi saluta cordialmente tutti quanti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benedire un'ambulanza significa due cose: rendere grazie a Dio e chiedere il suo aiuto. Padre onnipotente e misericordioso, fonte di ogni benedizione, tu hai affidato la sorte di ogni infermo alle cure premurose del tuo popolo che cammina in novità di vita in Cristo tuo Figlio. Dai, colpito. Dai, colpito.